sfilature e angoli con fili annodati. Vi presentiamo ora il punto a giorno con colonnine prese assieme ed annodate con doppio nodo. Da notare gli angoli. Non sono stati preparati questi angoli con il punto festone come in precedenza, ma è stato sfilato nella maniera tradizionale. Abbiamo sfilato sempre 10 fili per lato ed ora vi facciamo vedere come ripulire un angolo sfilato in maniera tradizionale. Questa è una sfilatura. Abbiamo tagliato 10 fili per lato, ma in ogni angolo ci sono 10 fili che ora porteremo a rovescio. Li pettineremo per bene ciascuno per il proprio verso. Ora li teniamo ben fermi sul dito indice con il tessuto sempre molto ben diritto sullo stesso dito. Facciamo una filzina piccolissima tra il primo e il secondo filo e ci portiamo all'inizio della sfilatura. Non fermiamo, non facciamo nessun nodo, tiriamo fino a nascondere la codina ed ora filo per filo fermiamo tutti i fili sottostanti facendo un cordoncino di 2 fili. Capita che il filo si annodi. Ok. Allora, punto cordoncino, filo dopo filo, prendendo i 2 fili del tessuto, ma anche fermando il filo della filza che abbiamo fatto precedentemente. Arrivate in fondo alla sfilatura, andremo avanti di 2 fili, oppure il numero di fili che usate nel cordoncino. Se anziché usare un cordoncino, fare un cordoncino di 2 fili, fate un cordoncino di 3 fili, andrete avanti dopo l'angolo di 3 fili. Si va avanti dopo l'angolo tanti fili quanti sono i fili del tessuto presi nel cordoncino. Quindi si punta sempre all'angolo . Vedete come Alessandra aggiusta qualche filo che tentava di uscire. Quando avremo fatto i 2 punti dopo l'angolo, gireremo il tessuto e lavoreremo allo stesso modo il lato attiguo. Ecco che Alessandra gira ed ora sempre puntando al centro fa ancora 2 punti. Uno, due, e ora siamo in pari per fare il cordoncino su questo lato. Generalmente con lo stesso filo che si termina il cordoncino d'angolo si prosegue per fare il punto a giorno o punto quadro o qualsiasi altro punto si sia decisi di fare.
al termine giriamo il nostro lavoro e taglieremo a filo cordoncino i fili eccedenti. Giriamo il lavoro. Questo è la pulizia dell'angolo che ora andiamo a ritrovare nel nostro campione. Angolo con cordoncino. Abbiamo fissato il filo a metà del cordoncino ed ora incrociamo il filo del primo lato con un nodo semplice. Teniamo il filo fermo col pollice, chiudiamo filo verso l'alto ed ora filo in basso. Ed ora attenzione al nodo doppio. Prendiamo 3 barrette, filo verso l'alto, verso il centro, col dito sposto bene, verso il centro. Ed ora spostiamo il filo verso il basso, lasciando un'asola. Rientriamo e usciamo alla sinistra del filo verso l'alto, tiriamo ed ora verso di noi e il filo non si muove più. Avanti, 3 barrette, ago sulla destra del filo, filo verso l'alto, va bene al centro ed ora verso il basso, filo sotto a sinistra, filo verso l'alto ed ora verso il basso. Perfetto. Perfetto. Questo movimento ci permette di controllare che il filo sia stato per bene condotto al centro. Perfetto. Ed ora dall'alto verso il basso, verso il sotto, entreremo a metà. Un po' più a sinistra, ok? Togliamo il telaio così riusciamo a fermare il filo in maniera più facile. Perfetto. Puoi girare il lavoro. Ecco, tienilo un po' teso ora perché non è più sul telaio. E con un puntino, il filo lascialo perché può servire, dai un puntino di fermo. Facciamo anche vedere, puoi dare un puntino di fermo e poi ti porti a metà del lato successivo, sempre sotto l'orlo, entrando dentro l'orlo, entra proprio dentro l'orlo, da lì, ok, esci a metà, certo, rientri nell'orlo, ed esci a metà e abbiamo già il filo pronto
per il prossimo lato. Ed ora vi facciamo vedere l'angolo. Il filo è pronto per il prossimo lato, lo lasciamo in sospeso, giriamo il nostro lavoro. Mi puoi aggiustare per cortesia il filo d'angolo? Che non è... ecco, perfetto, perfetto, spostando leggermente il nodo. Ok, metti a telaio piccolo. Abbiamo fermato il filo sul retro del lavoro, abbiamo messo l'angolo a telaio e abbiamo portato sul davanti la nostra agugliata. Ora, arrotolando due volte sul filo, ci portiamo al centro, vicino all'incrocio. Tiriamo per bene, facendo sì che il filo non si veda più grosso degli altri. E ora iniziamo. Questo punto si lavora indietro di un filo e avanti di due, indietro di uno, avanti di due, indietro di uno, avanti di due. I primi punti devono risultare molto vicini al centro, non devono avere aria tra il centro e il filo. Indietro di uno e avanti di due, giriamo leggermente, ma se puoi fai anche tutto il giro, ok, senza bisogno di girare il telaio. Indietro di uno, indietro di uno, questo è il movimento che formerà l'angolo. Tesi, ma non troppo tirati. Ecco, siamo arrivati all'ultimo giro, ma non chiuderemo nella barretta d'inizio, altrimenti ingrosseremo ancora il filo, ma nel filo opposto. Quindi andiamo qui. Abbiamo iniziato dall'altra parte, quindi qui terminiamo. Porta il filo dietro, togli dal telaio, ok, lo giriamo e fissiamo il filo. Indietro, ok, tagliamo ed ecco il nostro angolino, perfetto. Questo punto è un punto giorno a colonnine e le colonnine sono riunite poi da punti nodi che formano dei rombi. Abbiamo sfilato sempre 10 fili, la sfilatura è la sfilatura classica e gli angoli sono stati rifiniti a punto cordoncino. L'angolo, molto grazioso, è ornato con una fogliolina a punto rammendo.
Ora Silvia vi farà vedere sia il punto nodo che forma i rombi e sia l'angolino. Abbiamo messo a telaio il nostro lavoro e usciamo con il filo a circa un quarto, prendendo la colonnina a punto cordoncino e la prima colonnina libera, e facciamo un punto annodato. Lo stringiamo per bene, filo sotto il pollice, ancora avvolgiamo il filo intorno alla colonnina, prendiamo la prima e la seconda colonnina e annodiamo. Ora avvolgiamo il filo attorno alla seconda colonnina, prendiamo la seconda e la terza colonnina e annodiamo. Qui l'attenzione da fare è che tutti i nodini devono essere fatti alla stessa altezza. Avvolgiamo, prendiamo la colonnina lavorata e quella successiva. Restando all'altezza del nodo precedente, ben teso, attorcigliamo il filo attorno alla colonnina, colonnina e colonnina successiva, filo sotto il pollice, annodiamo. Vedete che il nodo non è all'altezza dei nodi precedenti, lo mettete a posto alzandolo o abbassandolo a seconda dell'occorrenza. Abbiamo fermato il filo sotto il punto a giorno, naturalmente a rovescio del lavoro, ed ora lanciamo la diagonale per 6 volte, cioè per avere in tutto, in modo da avere in tutto 6 fili. Prego Silvia. Uno. Due. Tre, quattro. Ogni 2 fili saranno considerati come singolo filo. Cinque. E 6. Ora, appunto, rammendo, formeremo la nostra fogliolina. Dividiamo i fili 2 a 2 e incominciamo a tessere. I primi punti saranno molto stretti perché dobbiamo formare la punta della fogliolina. Mano a mano tenderanno ad allargarsi. Quindi i primi punti saranno un po' faticosi.
Vedete che ora già si stanno allargando. Vi conviene contare i passaggi che si fanno, così si lavora l'altra metà in senso contrario e sicuramente la fogliolina viene divisa a metà in maniera esatta. I giri del punto rammendo si contano in giri di andata e ritorno, per esempio mezzo, uno, ora torna, uno, uno e mezzo, due. Due e mezzo, tre, siamo arrivati a metà. Tre e mezzo, ogni andata è mezzo giro. Siamo arrivati a metà, ora lanciamo il filo delle barrette che terranno la foglia ben salda sulla diagonale. Allora, portiamo il filo all'angolo di metà e lo ricopriamo a punto cordoncino fino a ritornare alla nostra foglia. Con mezzo giro torneremo dall'altra parte e faremo la stessa cosa. Ok. Puntiamo vicino alla barretta. Mettiamo sotto il filo, usciamo, ed ora torniamo alla nostra foglia avvolgendo con un cordoncino il filo appena lanciato. Tira bene, ok, un altro punto ben teso ed ora finiamo la nostra foglia. Perfetto, con la cruna dell'ago Silvia sta aggiustando i punti perché risultino il più omogenei possibile. Ok, ancora uno e abbiamo terminato. Un punto per chiudere.
passiamo da sotto. Da sotto possiamo anche prenderlo tutto, Silvia. Mettiamo un punto di chiusura della foglia prendendola tutta, così, tutta, perfetto, passiamo da sotto, ok, ed ora fissiamo sotto il lavoro dopo averlo tolto da telaio perché altrimenti diventa troppo difficile. Fissiamo il filo. Un puntino indietro. Puoi anche non passare nel cordoncino, ma nell'orlo. Certo. Tagliamo. Ed ecco. Perfetto, perfetto, ecco qua. Abbiamo visto crescere sotto i nostri occhi un angolino delizioso. Grazie.